Buongiorno, buongiorno, 23 dicembre. Tutte le mattine vi do il buongiorno e poi durante il giorno non ce la faccio a continuare i video. Vabbè, oggi guardo di farcela perché oggi pomeriggio c'è praticamente, stavo guardando il bigliettino delle festività qui a Badia e oggi pomeriggio alle 4:30 in Piazza del Mercato c'è la corsa dei Babbo Natali e mi piaceva andarla a vedere e portarvi con me. Ora c'è un problemino, mi hanno chiamato dall'agenzia praticamente che devo sostituire una signora a fare le pulizie in una banca, quindi dalle 5 del pomeriggio fino alle un quarto alle 6, sono 45 minuti. E praticamente devo sostituire questa signora fino al 9 di gennaio, che lei è in ferie, e quindi vado a pulire questa banca. Sono tutta contenta. Oh, vai, qualche soldino in più. Allora, mi hanno chiesto della macchinetta del caffè. Una ragazza mi ha chiesto, dice Beth, dice, ma com'è il caffè? Il caffè è molto buono. Questa è la lavazza a modo mio. Ora, vabbè, un altro, questo è vecchio come modello. Comunque è della Saeco, come che si chiama questa marca qui. Questo è un modello vecchio, ora li fanno nuovi, li fanno come modellini e quindi sono un po' diversi, ecco, come modelli. Comunque il caffè qua viene buonissimo, viene corposo come al bar, se poi la lasciate scaldare bene è ancora più buono. Mi è saltata anche un'unghia. Ora oggi Chicca me le rifà forse, se c'è un attimino di tempo me le rifà. Stamattina devo andare a fare la spesa con Lallo, a fare le ultime spese perché domattina viene Daniela il 24 e si fermano 4 giorni perché il 25, oltre a essere Natale, è anche la festa di compleanno di Lallo, cioè facciamo anche il compleanno a Lallo, che è il suo compleanno, e il 26 il compleanno di Chicca, quindi tutto nelle feste noi. C'ho le mani talmente gonfie stamani che nemmeno i guanti mi entrano. Sono gonfia tutta. Vabbè, a parte questo, ragazze, usciamo con Lallo per andare a prendere il gas e la spesa. Allora. C'è Lallo con la bombola. Le chiavi della macchina le ha prese dopo. Guardate che bello hanno fatto qua. Poi la sera è bellissimo perché c'è tutte le lucine accese. Ora una sera usciamo insieme e lo vediamo insieme. E niente ragazzi, allora ora andiamo a prendere il gas e a fare la spesa al discount dove andiamo noi. E poi dopo nulla e torniamo a casa. Oggi è una bella giornata, proprio, anche se c'è l'aria proprio limpida come si dice, di tramontanina, perché si vede tutti i costi, tutti gli Appennini, però è una bella giornata, insomma c'è il sole e tutto. Gas preso, siamo qua alla Prisma. Eccola, lo sta caricando, eccolo qua. Eccoci appunto. Allora, lo sta caricando, la bollettina l'abbiamo presa. E ora niente, andiamo su Centro commerciale. al centro commerciale. Allora, ho fatto l'allo. Perché non dici centro commerciale invece di dire discount? Sì, è un centro commerciale dove c'è il negozio di generi alimentari, c'è il negozio dove vendono liquori, c'è diversi negozi, insomma, è un centro commerciale. Però io dico, cioè, io ho sempre detto discount. Noi andiamo dove vendono liquori? No, noi andiamo a fare la spesa, Lallo. Mannaggia, ti aiuta male, sa? Non ho preso il bordino Eccolo. per riportarlo là. Ora, spesa fatta e mi
Mi aprite? Vabbè. Allora, spesa fatta. Mamma mia. Ok. Aspettate. I miei capelli sembrano blu alla luce. E sai, uso il nero normale, non è che uso il nero blu. Anche se tra poco vedrete una cosa diversa. Allora, sono tornata a fare la spesa, mi sono già lavata le mani e cambiata in modo tale con i vestitini di casa. Allora, e niente, ora vediamo se ce la faccio. Sistemiamo un pochino la spesa perché c'è un casino, se no che... Allora, mi hanno fatto notare che il volume della videocamera è basso, oppure è successo qualcosa che mi si è abbassato il volume e non capisco come mai. Pure io quando sento i video li sento bene, non capisco come mai. Allora, vediamo un attimino come possiamo fare. Allora, la borsa innanzitutto si leva di qui perché dà fastidio, però c'ho... Ah, ecco Leo, dov'eri amore? Leone, dov'eri? Dov'eri amore? Eri andato? Dove eri andato? Senti, arriva babbo, senti Leo, senti, arriva babbo, senti babbo. Allora, intanto qua c'è un cecchino. Allora, ho preso un po' di cosine per fare. Chi è arrivato, amore? Chi c'è che arriva? Babbo con la bombola? E c'è di poco tuo paura, amore? Oh, piccino! Ah, mi avevo tanta paura! Oh, chi c'era? Babbo con la bombola? Ecco, babbo! Amore! Il buffo che ha, guardo con quella codona gonfia! Allora, la spesa grossa l'avevo già fatta. Diciamo che questi sono i rimasugli, come dico io. Ma che c'ho sti capelli? I rimasugli che mi sono restati. Allora, dunque, vediamo. Allora, il vino all'allo. Poi, ora scusate, devo alle spalle. Allora, questa è robina che ho preso da questo sapone perché... A fine anno mi dovrebbe arrivare un prodotto che devo testare, che si chiama Uber. Praticamente, siccome volevo scendere di tono, ve l'avevo già parlato, di capelli, cioè farli almeno castani, perché la mia mamma mi fa: ah, non c'è più l'età per portare capelli neri, sono troppo scuri, vedi di schiaritteli, anche perché la ricrescita si vede subito sul nero. Il nero basta che c'hai mezzo millimetro, ti parte subito la ricrescita, ecco. Per cui ho detto, dico, vabbè, dico, me li faccio castani, l'ho già portati castani e mi piacevano. Poi io, siccome sono vulnerabile nelle mie scelte, allora cambio spesso, ecco. Vabbè, comunque, ora mi sono preso questo castano. Cosa non c'entra? Non è vulnerabile. Ah, come si dice, amore? Io sono un po' negata nel parlare, meno male c'è l'allo mi vorregge. Ci siete voi che mi dite, non si dice sopracciglie, si dice sopracciglia. Ah, va bene, io siccome non sono tanto brava a parlare, allora mi correggete sia voi che l'allo. Allora ho preso... Siccome andrò a fare un trattamento anche che non è devastante come può essere la decolorazione o il decappaggio, è un trattamento un pochino più leggero, però fa sempre male al capello, è inutile, diciamocelo ragazze, per quanto cioè possa essere leggero, il capello soffre ugualmente. Scusa, sì, amore. L'ho rimesso in borsa, no? Aspettate, ragazzi, ora. No? E dove l'ho messo? Ah, eccole qui sopra, madonna, sono proprio scecata. Insomma, ho preso questo castano, per farvela breve. Allora, ho preso questo colore qui,
che è un cioccolato chiaro, questo colore qui. Ora a me non mi verrà questo colore cioccolato chiaro come questa modella, mi verrà un pochino più scuro perché i miei capelli sono tinti di nero da tanti anni, quindi mi verrà un colorino marrone, insomma. Allora, poi ho preso questo qua che era in offerta della palette della protezione al calore. A me piace tanto quello di Franck Provost, però non ce l'avevano, tanto ce l'ho qua, eh. E poi ho preso questa maschera all'olio di avocado e burro di karité per capelli, vabbè, qui c'è scritto per capelli tendenti al crespo, questi qui, però va bene uguale, insomma è una maschera ristrutturante per i capelli, ecco. E questo è d'acqua e sapone. Poi aspettate che prendo un portacenere, eh. Nel frattempo c'è Leo che fa la danza qua perché dice voglio vedere che ha comprato, giustamente, la curiosità. Allora ho preso questi qui leggerini che sono tipo pavesini perché volevo fare Mascarpo, il il tiramisù. tiramisù. Madonna, perché non mi vengono le Sei parole? Allora, questi dislessica, sono dislessica, sì. Ho preso questi qui che sono tipo pavesini, solo si chiamano leggerini, per fare questo coso, per fare questo tiramisù. Poi ho preso, vabbè, il burro mi mancava. Poi ho preso le vongole e questi sughi, che è sugo pronto, però io ci faccio un soffrittino di aglio e prezzemolo, olio, ci metto queste qui e ci faccio la pasta. In più ci aggiungo queste vongoline qua, perché allora qui c'è di tradizione qui ad Abbadia che si usa fare. Amore, dove vuoi andare? Vieni. Lui non mi dà tu padre, mi dà poragno, da poragno, da poragno, da. Mi dai quelle cosine? Qua, mettimele, vai che ci faccio giocare. No, a me no, al gatto. Ci faccio giocare a Leo. Guarda Leo che c'ho. Che già la data in testa, Leo, guarda, guarda che c'ho. Tu. Me le mangi tutte le renne. Brigante, che già le renne la data. Scendi, Qua vai. dentro. Giù, sì, ma oh. Insomma, dicevo, qui c'è di tradizione di fare i tagliolini con i cesci a Natale. Ora non so se è tradizione da tutte le parti, però qui a Badia c'è questa tradizione. Allora, solo che c'è la Dania allatta, quindi i cesci gonfiano un pochino, sono legumi, quindi a lei, cioè faccio due primi, faccio i tagliolini Madonna, non abbiamo preso la pasta. Ecco, grazie a voi! No, E già ci avevo pensato. perché non me l'ha detto? Ci ho pensato ora in macchina quando andavo a posteggiare. Porca puzzola. Vabbè, allora bisogna. Ascolta, io devo stare qui tutta la mattina. No, no, passa amore, passa. Allora bisogna ricordarsi di prendere la pasta, Tanto devo andare a segniamolo. prendere il baccalà. Sì, va bene. Vabbè, allora faccio questo sughino qui, domani lo preparo, domattina o oggi pomeriggio, c'ho da fare un sacco di cose, non so se ce la faccio, lo farò domani, tanto domani non lavoro. Cilallo mi fai versi, oh. Allora, questa doppiala, sì. Allora, questa doppiala. Bet, adoro. C'ho una fame che svengo stamattina. Ho fatto colazione stamani alle 6 quando mi sono alzata. Mi sono svegliata alle 5, però non mi faceva voglia ad alzarmi, ragazze. Allora ho detto, dico, sai, dormo un altro pochino. Invece non mi riusciva a dormire, gira di qua, gira di là. Insomma, alle 6 mi sono alzata. Allora, poi ho preso le uova. Queste sono per il tiramisù, che dopo lo prepariamo. Queste biscottate perché le avevo finite. Ho preso queste qui integrali che costano poco. Vabbè, formaggio grattugiato, questo qui. Poi ho preso questi filetti di tonno che erano in offerta e siccome faccio il baccalà, volevo fare anche un'altra cosa oltre al baccalà. Allora ho preso questi filettini di tonno qui,
erano in offerta e vediamo ora come posso studiare per farli. Poi guarderò le... attenta, Bri. Ah, poi ho preso i cachi in mela che alla Dani piacciono tantissimo. Questi. E i pomodori perché lei il cavolo non lo può mangiare perché il cavolo, anche il cavolo gonfia, quindi con la mimma è un problema. Briciola, che cosa combini? Piattini che l'avevamo finiti, aglio perché ci vuole in casa, l'aglio è il re della cucina e la cipolla è la regina, come dico io. Poi ho preso i ceci per fare i tagliolini con i ceci. Cecini, guarda quanta robina. Ora la metto tutta a posto. E il mascarpone per fare il tiramisù. Il mascarpone ho preso questo qua che si chiama cuor di malga. E è quello, no, cioè, quello che costa di meno, insomma. Lallo dice è un centro commerciale, invece è un discount. Io dico discount, perché centro commerciale? Cioè perché fa più in, ma mi porto una sega dell'in, ragazze. Tra noi c'è confidenza, lo sapete, io sono così, a me non mi riesce di le cazzate. Cioè io dico discount perché è un discount. Leo, mamma quante cucine, vi faccio vedere quante cucine qui c'è. Oh madonnina Leo, è tutte cucine c'era, quante cucine c'era, mamma mia quante cucine. Ah, la tinta è questa, ve la faccio vedere perché lì era un po' buio, non si vedeva, vedete? E non credo, magari venisse questo colore, ma non credo venga questo colore, a me piacerebbe molto se veniva questo colore, però è il 603 cioccolato chiaro, però non verrà questo colore, sicuramente verrà un colore un pochino più scuro, però vedete quanta ricrescita, insomma. Però ormai volevo aspettare invece di farla ora la tinta, anche se siamo a Natale, metterò un cappellino, metterò qualcosa e la farò quando arriva questo prodotto nuovo, lo facciamo insieme, così se resto pelata siete voi consapevoli che sono restata pelata e mi dovrò prendere una parrucca. Ragazze, allora stavo guardando la rivista che danno da acqua e sapone, ho scoperto delle cosine talmente che io non sapevo, ecco perché mi sono messo questo giaccone brutto tutto rosato, il cappuccio, vedete, perché per stare in casa sto più calda. Perché mi è portato male l'anno vecchio? Perché tutti gli anni mi porta male? Perché ci sono dei riti antichi da seguire, io non l'ho seguiti. Allora, ora vi dico questo qui, il vecchio calendario, io queste cose non le sapevo, ragazze, e non l'ho mai fatte, quindi ecco perché mi ha portato male gli anni, in 48 anni non l'ho mai fatte, quindi è per quello che la mia vita in 48 anni è stata uno schifo, diciamo che su un anno, su 12 mesi, diciamo che 10 sono stati orrendi e 2 sono stati belli, ecco per quanto mi riguarda. Quindi molto probabilmente perché non ho fatto queste cose. Allora, il vecchio calendario. La sera del 31 togliete tutti i vecchi calendari che avete in casa, bruciateli la mattina di Capodanno dopo averli avvolti in lana rossa dicendo anno vecchio brucia qua e la sfortuna se ne va, ecco come bisogna dire. Lei che l'hai preso? Sei gonfiato tutta, visto la briscia. Ha sentito di sta cavolata. Ah, poi le candele di Natale. La sera della vigilia di Natale, prima di andare a dormire, lasciate sul tavolo della cucina un bicchiere di latte, un dolce e una candela accesa. Aiuteranno Babbo Natale a trovare la casa, la vostra casa, e lo spuntino lo rifucillerà nella notte, per lui più faticosa di tutto l'anno. Io non posso lasciare accese le candele in casa, in quanto ho i gatti, cioè giocando, possono far cascare la candela e bruciare tutto. Mi ricordo qualche anno fa qui ad Abbadia è successo che una signora c'ha molti gatti in casa, c'aveva molti gatti in casa, e praticamente è uscita e ha lasciato tutte queste candeline accese, io non so per cosa. Madonna, come sono storta, mi sono messa storta, ragazze. Non so per cosa l'avesse lasciata accese, se era di
di usanza in casa sua, cioè candele profumate. Praticamente è successo che i gattini giocando hanno buttato giù le candele, insomma hanno preso a fuoco tutta la casa. Quindi lei si è trovata, cioè quando sono arrivati i pompieri c'erano i gatti, alcuni morti, alcuni appesi fuori delle persiane, vicinini spaventatissimi, la casa è andata tutta a fuoco, cioè proprio alcuni, cioè quindi non è il caso insomma di accendere le candele e andare via quando ci sono i gattini in casa, perché cioè già è rischioso con gli alberi di Natale, con i fili. Ieri ci ha fatto avere una paura Leo, mamma mia, mi sono spaventata tantissimo, perché la mia figlia, la Chicca, aveva fatto i pacchettini di Natale, l'aveva messi sotto l'albero e Leo la notte ne ha mangiato uno di questi fili, ma io non lo sapevo, ecco. E ieri ha rigurgitato, ha vomitato e praticamente ha vomitato, cioè oltre alla saliva, anche un pezzo di questo filo. Mi è preso un accidente, di che è questa roba? E mi è preso paura, perché ho detto, Dio, mannaggia, ma se non aveva vomitato gli si avvolgeva nello stomaco, nelle budella, insomma. Ora si fa per ridere, però sono cose serie. Allora, poi c'è un altro riti antichi, sempre di Capodanno, la chiappa sole, vediamo un po'. Occorrono molta pazienza e un po' di abilità manuale. Procuratevi del filo di seta giallo oro, chi ce l'ha? Molto robusto, e infilatevi cristalli e perline di tutti i colori, creando una specie di reticolo. No, questo non si può fare, però il filo argentato si può fare. Sentite questa quanto è bellina. Ricordatevi di appendere almeno uno nella vostra casa o sull'albero di Natale, un filo argentato, Secondo la leggenda, quando Maria e Giuseppe furono costretti a fuggire dal re Erode verso l'Egitto, si rifugiarono per riposare in una grotta. Subito comparve un ragno che si mise a tessere a grande velocità una complicatissima tela e a chiudere l'ingresso. Poco dopo arrivarono i soldati lanciati sulle orme dei fuggitivi e videro l'ingresso della grotta tutto coperto di ragnatele. Ma non guardarono dentro, pensarono che eventuali persone rifugiate all'interno della grotta avrebbero rotto le ragnatele per entrare. E fu così che un ragno salvò Gesù e un filo argentato commemora l'atto d'amore. Quindi, commemora l'atto d'amore. Quindi io non ce l'ho manco uno di filo d'argento. Bisogna, ce lo metto domani sera, perché la vigilia, ragazze. Poi c'è la stella di Natale, la candela di Natale. L'incantesimo dell'amore. Madonna, vabbè, ma questo per le ragazze è... Non sono innamorate, io sono innamorata. C'è tante cosine, in questi giornalini sono bellini, ogni tanto quando vanno a prendere le cose le mie ragazze me lo portano, perché mi piace leggerli. Io non ho l'abitudine di comprare, prima quando stavo a Castellazzara, che stavo con la mia mamma e la mia nonna, avevo l'abitudine a comprare qualche giornalino tipo Cosmopolitan, tipo To Style, mi piaceva tanto. Ora non sarà che non c'ho tempo per leggerli, sarà che ti metti lì al cellulare, quindi c'hai da sfogliare, da guardare il cellulare, e ogni tanto mi portano questi giornalini qui le mie ragazze quando vanno, e mi piace mettermi a leggere. Là ci sono tutti i mercatini di Natale, mamma mia, però che tristezza è ora sotto Natale, c'è stato quell'attentato anche in Germania, cioè uno va in questi posti così per i mercatini di Natale, così per guardare, per comprare cosine, per toglierti dalla routine, cioè passeggiare, vedere le persone felici, e ti trovi in mezzo a un disastro, cioè ragazzi, è una cosa parecchio, parecchio brutta, insomma. E vabbè. E poi c'è tanti consiglini anche su come
sulla pelle, su, vedi, massaggi, a parte tutti, vabbè, tutte le A me cose massaggiano. da mangiare, turbanti al pandoro, risotto al panettone, Beh, ti sono senza colazione io, c'è tutte le cose vedi, i colori della moda autunno-inverno 2016-2017, anche queste, c'è tante cosine simpatiche da leggere, oltre alle cazzate, vabbè, e le pubblicità, che ce ne sono tantissime, mamma mia, lasciamo stare. Va bene ragazze, via, io ora vado a fare il pranzo. Allora, ho tirato fuori il sugo, il ragù di carne, aspettate, dal suggeritore. E l'ho fatto scongelare, ora metto la pasta e mangiamo, perché Chicca ha detto faceva un aperitivo con colleghi di lavoro e poi veniva a casa, quindi mangerà dopo quando viene. E intanto mangiamo io e Lallo. Mi scappa da me. Allora, eccoci qua, buon pomeriggio, io ho lessato il cavolo, Oh. ho fatto il tiramisù, ho fatto un sacco di cosine e Non ce ora l'hai mica mi cosa? sono preparata perché volevo andare a vedere questa corsa di Babbo Natale, però siccome sono le 4:20, inizia alle 4:30 e io a un quarto alle 5 devo andare a lavorare, quindi penso di non fare in tempo. Comunque ci proviamo, ragazze. Allora, outfit Ah, così, immediatamente. molto easy, No, molto io ho capito che semplice. Ho sei questo grossa. pull, maxi pull nero, vedete? E poi ho messo le scarpine, aspettate, se ve le faccio vedere così. Le scarpine, questo qui stile da Dottor Martin, Lallo, Dottor Martin. Aspettate, se mi riesce ad avvicinarlo, ve le faccio vedere. Eccolo così. E poi ho queste calzine con i fiocchettini dietro, vedete? Che mi ha regalato Chicca. Per cui sono a posto, ragazze. Tanto su in banca ho la vestaglina e mi metto i guanti. Wow, ecco qua la borsina e via, e si parte e vado a fare queste cosine veloci veloci. C'ho 45 minuti di tempo e devo fare tutto perché poi dopo se no si bloccano tutti i sistemi, io devo uscire per forza, se no inizia a suonare l'allarme. Aiuto, c'ho una pipa blu da morire, ragazze, ma proprio pipa, perché vi spiego, devo chiudere la banca io, quindi sono tutta in ansia. Se non la chiudo bene, ci entrano dentro. Mi è preso proprio il panico. E se entra qualcuno, cioè se viene qualcuno mentre sono lì da sola e pulisco, insomma, sono tutta agitata per questo, però. Gli apri. Sì, e gli apro, E no? non ti faccio mica soldi tuoi, eh? Sì, vabbè, ma insomma c'ho paura, ecco ragazze, insomma vabbè, vedremo un po', tanto stasera ci sarà il direttore, mi ha detto quella signora che vado a sostituire, che ci sarà il direttore, per cui ecco sono un pochino più tranquilla e vediamo un po' come primo giorno. Guarda. Insomma, a me mi farebbe un certo effetto passare e vedermi il nome. Questa è un po' bruttina, Mi diceva amano tutti Lallo. vicini. Però è bello qua, guarda. Questo l'hanno fatto i bambini delle scuole elementari. Dove ci sono queste stelline, c'è tutti i presepi. Dove c'è queste stelline? E infatti, vedete, anche qua c'è un presepe. Che bello, vero? C'è sempre la solita stellina e un presepe. Qua c'è la stella e qua c'è il presepe, vedete? Non c'è niente. Qua c'è un'altra stellina e qui hanno fatto un altro presepe, vedete? Che bello!
Ancora c'è. Che lavoretto che hanno fatto. Ah, fresca. Proprio. Ah. Allora ragazze, io niente, vi saluto. Per ora la corsa di Babbo Natale non ho fatto in tempo a farla, a farvela vedere, e ci sentiamo un altro video.